Buonasera e benvenuto nel nostro salotto a Carlo Virzì, regista dei più grandi di tutti, di cui è protagonista Corrado Fortuna, che è una nostra vecchia conoscenza, protagonista del film insieme a Claudio Pandolfi, Alessandro Roia e Marco Cocci. Allora, benvenuti. Intanto il film racconta che cosa? È una storia, una commedia spiritosa, diciamo, dissacrante sul mondo del rock, almeno questo era il tentativo. Si racconta una rimpatriata di quattro musicisti rock di un gruppo che era in attività una decina d'anni fa e che vengono rimessi insieme da Corrado. Esatto, da un loro fan, forse l'unico che hanno mai avuto e non sapevano di avere. Corrado, perché insomma questo fan è anche misterioso, non vogliamo dire, insomma, che loro erano stati, diciamo, relativamente famosi, no, in provincia, poi le loro vite, quindi chi fa l'operaio, chi è disoccupato, tra poco vedremo le clip, e poi arriva questo tuo personaggio, insomma, ricco. Com'è questa cosa? Negli anni 90 non l'avrei mai detto, ma negli anni 90 si stava un pochino meglio di come si sta oggi. Negli anni 90 sono successe un sacco di cose molto divertenti in questo paese. C'erano una quantità sproporzionata di band rock e meno rock emergenti e meno emergenti che ha fatto un pochino di avventure rock nel vero senso della parola su e giù per lo stivale a bordo di furgoni. Allora, loro si chiamano i Pluto, poi vedremo, hanno fatto pure un videoclip. Io a questo punto ho le idee confuse, ma esistono, non esistono, perché pure tu hai fatto il musicista, no? Se non sbaglio, quindi c'è qualcosa. Ho fatto il musicista e più o meno il campionato era quello dei Pluto, anche se noi facevamo un altro tipo di, un altro genere musicale, insomma. Però non c'è, in verità non c'è niente di autobiografico, non ci sarebbe nulla da raccontare, non interesserebbe a nessuno, francamente. Non è vero, insomma. Senti, ma mi sembra che poi, anche qui io non voglio entrare in cose private, però mi sembra che voi abbiate anche un'amicizia un po' di vecchia data, che si intreccia con il cinema, diciamo che se sono qui in questo studio con cotanti amici intorno, perché... durante un viaggio tra Livorno e Milano, andando a un concerto di Pearl Jam, mi sono sentito dire forse potresti essere il protagonista del film nuovo di mio fratello, Paolo Virzì. Ecco. Ma io non avevo mai... No, non è andato così. Sta raccontando male? No, come è andata? Diccelo. Ma i nemi stanino, no? Parliamo, no? Sì, parliamo di nemi stanino. È bello. È andata così o non è andata così? Sì, è andata così. È andata così. Non è che gli ho detto farai il protagonista del film mio fratello. Sta cercando uno che potresti... Senti, su questo argomento e poi chiudiamo. Io ho letto in qualche intervista che voi scherzate con tuo fratello su questa cosa Virzino, Virzone, cioè Junior, Senior, è vera questa cosa? Sì, non è che ci scherziamo su, ci chiamiamo così. Io sono Virzino, è una questione di anagrafica proprio. Va bene, senti, invece la domanda è questa. Il film ci racconta una provincia malinconica ma anche ironica al tempo stesso e qualcuno ha paragonato Livorno un po' come l'Illinois. Esageriamo se diciamo questo? Ma il tentativo era quello, cioè, tu dici bene, perché non mi interessava raccontare la Toscana, quella degli spot pubblicitari, quei cipressi, gli ulivi, tipo appunto il Chianti Shire. Ma interessava raccontare questa storia in un contesto diverso, che potesse assomigliare molto di più a quello dell'immaginario collettivo del rock and roll, ovvero che potesse essere un po' Detroit, un po' Birmingham. Allora, scopriamo le più grandi di tutti nel nostro salotto, eccolo qua, prego. Mi chiamo Ludovico Reviglio e mi permetto di importunarla dal momento che ho avuto il privilegio di incontrarla personalmente dopo uno strepitoso concerto dei mitici Pluto. Che poi, come ti dicevo praticamente nella mail, si tratterebbe di fare, ecco, una bella intervista approfondita a tutti e quattro i membri dei Pluto, da integrare poi anche con filmati di repertorio, per realizzare, ecco, un film documentario di una sessantina di minuti. L'idea è quella di integrare il capitolo Pluto all'interno di un format sulle rock band più importanti della scena nazionale, da distribuire poi nelle edicole col mensile Sgt. Pepper e da promuovere anche con una serie di importanti concerti. Al progetto, tra l'altro, partecipano anche realtà molto importanti come Elite Fiba, gli After Hours, i Subsonica, i Negrita e tanti altri. Ovviamente non poteva mancare la mitica band dei Pluto, che, come avrei capito, sono i miei preferiti. Ma ti vedo un po' perplesso, Loris. Cos'è? Forse non ti va di mescolarvi a realtà, diciamo così, un po' più commerciali? Vuoi dire la casa del gruppo? Vogliono fare un documentario su di noi, ma una cosa parecchio importante. Comunque ci pagano, bravo! Io semplicemente li adoro. Un grande concerto è indispensabile per lanciare iniziative editoriali. Boia, che bellezza!
dovete fidare, è una cosa grossa.